Ma 80 anni portati bene, Sì, quindi come certo, vedete no. Senza dubbio. non abbiamo sotto questo punto Lunga di vista vita a Berlusconi, problemi, per carità, anche perché è abbastanza insalubre. ne parlavo sotto il profilo politico, onorevole No, lo Fitto. so, lo Ecco. so. No, io penso che le questioni poste abbiano una prima rilevanza importante che è il lavoro di questi giorni, il tema di una fascia di elettorato che è indeciso se andare a votare e se rivotarci. Di questo problema io che sono candidato ne sono perfettamente consapevole e il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di recuperare esattamente questo elettorato. La possibilità di raggiungere un risultato che vada al 25%, che mi sembra assolutamente alla nostra portata, nonostante ci siano sondaggisti e valutazioni che dicano il contrario, penso che dipenda molto dal lavoro che noi sapremo fare in questi giorni per provare a recuperare una fascia di elettori indecisi o profondamente delusi o molto perplessi. Su questo si articolerà il nostro lavoro. Per quanto riguarda il tema del centrodestra, io non voglio polemizzare eccessivamente. Sento in queste ore che ci viene indicata e contestata il fatto che nella nostra azione politica non siamo né carne né pesce. Io, leggendo il menu, mi chiedo se noi non siamo né carne né pesce, gli altri che tipo di pietanza sono o rappresentano. Questa è una legittima perplessità, insomma, che anche alla luce di ciò che è accaduto nell'ultimo periodo mi pongo come domanda. Anche perché io faccio questa riflessione. Io non ho mai partecipato a cori di adulazione negli anni in cui le cose andavano bene. Ho deciso di scendere in campo in questo momento, anche con decisione, in un momento di difficoltà, perché io penso che la lealtà sia un valore molto importante anche in politica e vada declinata soprattutto nei momenti di difficoltà. E questa lealtà io la ragiono e la indico soprattutto sui contenuti, i temi e le posizioni politiche che dobbiamo cercare di portare avanti. Oggi abbiamo una campagna elettorale che noi svolgiamo intorno al nostro leader, la svolgiamo su un programma molto chiaro e la svolgiamo con la consapevolezza che la polemica che viene portata avanti o il tentativo in atto è un tentativo che noi con orgoglio dobbiamo respingere. Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere che in 20 anni di esperienza politica si siano fatte tante cose buone ma anche degli errori, ma è evidente che in un momento come questo va difesa la nostra storia, soprattutto perché su questa storia si può costruire una prospettiva politica per il futuro del nostro movimento politico, del centrodestra all'interno dello scenario politico nazionale. Io sinceramente non capisco, non comprendo e non condivido in alcun modo il fatto che dopo aver condiviso questa esperienza fino a ieri mattina, da questa mattina noi prendiamo le distanze e la raccontiamo come negativa, associandoci a un coro che ha una sua finalità Flessibilità della politica. Questo politica. mi sembra che sia un vulnus molto serio del centrodestra, che noi non dobbiamo in alcun modo accettare. E questa campagna elettorale sono convinto che avrà la funzione di dare una risposta ancora una volta chiara in termini di consenso.